Madre di misericordia, nel tuo seno interno di Dio si è fatto carne. Dona a noi, i tuoi figli, di accogliere Gesù e con fiducia di andarci a Lui, parola di vita. Vergine consolata e consolatrice, nella tua sollecitudine per l'umanità rispecchi la tenerezza di Dio, insegnaci a consolare chi soffre con la consolazione che viene da Lui. Madre di Dio e Madre nostra, intercedi per noi misericordia e compassione, per essere mani, braccia e cuori che aiutano Dio a compiere i Suoi prodigi spesso nascosti. Madre della vita, come l'acqua delle nozze di Cana è stata trasformata in vino buono, così lo spirito di tuo figlio trasformi ogni sforzo umano a servizio dei fratelli in qualcosa divino. Maria, salute degli infermi, al tuo cuore di madre affidiamo la nostra vita. Illuminati dalla fede, possiamo sentire la vicinanza di Cristo che cammina al nostro fianco, caricato della croce, e ci aiuta a superare sempre le nostre sofferenze. Amen. Adesso, per acquistare l'indulgenza prevista per l'anno santo della misericordia, insieme preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Papa Francesco. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ci rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e insieme con i tuoi secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutti gli uomini, rivelando il valore misterioso della sofferenza. Benedici i nostri fratelli infermi, perché tra le angustie e i dolori non si sentano solo, ma uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per la preghiera unanime della Chiesa, godano della consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di ricevere la benedizione, facciamoci un applauso. Siete stati bene? Sì. Siete contenti? Siete contenti? Sì. E allora, se siete contenti, è la cosa più bella, perché io sono sicuro che la Madonna questa sera è felice perché voi avete reso questo momento di preghiera bello, perché voi veramente ci date tanto, ci donate tanto e ci mettete a dura prova, tra le nostre superbie, le nostre arroganze a volte, e invece la bellezza dei vostri volti, che nonostante tutto sono sorridenti. Quindi grazie a voi, perché voi siete per noi tanto. Il Signore sia con voi, nell'intercessione di Maria Vergine, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con le vostre vite, andate in pace. E viva Maria! Thank you.
volta Dio ti ha scelto come. Ave, ave.